Che cazzo è scritto? Boh, non so. Mica era il meglio slickato a merda, proprio lui. Oddio, è tipo una nuova cosa? Cazzo, se fregno. Però contro Twigod, no, sì, bullismo su Twigod. È tipo un attributo nuovo, credo. Oddio, abbiamo delle gemme, signore, attenzione. Oddio, quando pulli Medias c'è Medias che le gemme in mano. Figo, oltre capito, non solo pure il perso ti hanno pure le gemme, no vabbè. Tipo c'è il nuovo elemento, questo. Vedete la freccia? Non la vedete. C'è l'elemento a fianco al suo nome. C'ha una E, un single target e una ulti. Che wow, ha una ulti il personaggio incredibile. Ok, andiamo così. Allora, praticamente c'ha damage reduction, come ho capito, danni aumentati. E poi non ho capito più un cazzo perché giustamente fa danni a digiuno. Questo fa danni solo se non ha mangiato. Ogni volta che un alleato usa una singola abilità d'attacco, infligge fino a 5 effetti, avendo tutte le statistiche di 6 per 3 turni. Se non utilizza il doppio abilità dello spazio aereo, l'alleato subirà danni dei nemici ridotti. Allora, praticamente, ogni volta che un alleato usa un attacco, aumenta il suo danno e riduce il danno che subisce. Che prendendo affiancato a King vuol dire prendere 0 di danno. Molto semplice. Tipo adesso si dovrebbe buffare, infatti ha preso. Allora, lui prende i buff di AM, ma non deve subire danni, li devi fare. Cosa molto meglio. Però è figo. Devo dire, è molto bello. 3,42, beh, è pur sempre un minion di merda. Da vedere, no, però sembra molto forte, devo dire la verità. Forse tornano a Zeldis, ma Zeldis non se n'è mai andato. Zeldis si è sempre giocato quarto. E continuerà a essere giocato quarto. Se resta a digiuno OP, sì. Dipende con chi lo fa. Sì, sto coso con King si mette danni. Cioè, il buff che prende in teoria dovrebbe essere un buff ai danni e una riduzione dei danni, da come ho capito. Perché colore viola? Perché è un nuovo attributo, non è colore viola. Cioè. Che cazzo è? Scuretto, sì. Questa è la OE. Boh, dovete vedere un attimo con le persone. Però sembra molto forte. Da capire sto elemento attributo se c'ha colori di svantaggio o altro. Attualmente credo che sia colore neutro, quindi è forte, cioè normale contro chiunque. Oh, special pure figa. Uno non vedrà mai la special, per carità, però. Sembra figa. Sì, sicuramente avrà colore di svantaggio contro luce. Il problema è che di luce non c'è nessuna adesso. Aspettiamo fra un mese. Secondo me sto meglio a superficie di altri. Per me è indifferente, guarda. Per me può uscire quello che voglio. Questo dovrebbe essere il Meliodas di quando era ancora giovine. Vabbè, passiva l'ho detto, per ogni attacco che fa si buffa il danno. Si mette sto buff di amplificazione sopra la testa e il debuff dovrebbe pure ridurre i danni che subisci. Questa è quella base, bella. Vai a mettere la tuta grossa più grossa. Mi fate vedere le armi così vi posso dissare un poco, grazie. Perché sennò non sono contento oggi. Dai, fatemi vedere. No, sembra. Dani a 5! No! Gli hanno messo 5 armi, non ci credo! Bello. Quando dovrebbe uscire? Domani sul Jap. E settimana prossima in teoria sul Global. Cioè, settimana, sto martedì. Anzi, manco il tempo di vedere i team! Cos'era quella cosa a sinistra? È un Melas contro un altro Melas, ma in un team strano. Lì è il team full meme dall'altro lato. Che invece di Assault Meme c'è Melas nuovo. Di qua invece, boh. The One. Giustamente perché capite, The One è The One. Ci sono tanti bei personaggi. The One.
Va bene, signori, va bene. Manco mette il debuff di coso. Bello sbocco, Devon. Fa parecchi. Oddio! Ah, ma tu hai capito? Si buffa solo lui, però. Però chiunque skill, lui si buffa. Ah, hai capito? Anzi, questo Don King è rotto. Fai due skill di King, più attacco di meno, se prende, dovresti avere una kill garantita, credo. Io pensavo che buffasse tutti, forse era un po' troppo rotto in quel caso. Sì, sto Mellas fa dei danni no sense per essere attivo 1. Lizzo quarto. Io alzo le mani per queste build di team che comunque vi consiglio, mi raccomando. Skill di Goder niente. Sì, qua con Zeldris sub, andami a meraviglia. Sembra figo. Ok, la T1 è quella di Assault Mode. La OE devo capire un attimo cos'è. Perché non ho capito. E stop. Sembra meno la spada di Melon. Sembrava compenetrata con la sua testa. Vabbè, lasciamo sto. È appoggiato sulla spada, ma sembra compenetrata. Minchia, una T1 gli ha fatto 100.000 di recovery. Ha faccio un cazzo. 66.660, ottimo numero. Sì, sì, è un animale sto coso. C'era pure l'attacco debuffato da destra rosso. Io però vorrei vedere contro King, voglio capire lo scudo di King quando può reggere. Questo c'ha Goder, non ha mai tirato il debuff di Goder. No, non capisco il perché stia giocando Goder a questo punto. Cioè, Goder è come se non esistesse. Io ho capito che gli buffa i PS, la madre. Però fa un bel po' di danni. Pensa che il T2 di Mare e King era in cappa al 2 di Goder. Sì, vabbè, dopo quanti turni? 8? Adesso vediamo pure se la ulti avevo single target. Oddio, lo sai che forse contro gli scudi sto Melios fa cagare? Se non è riuscito nemmeno a togliere lo scudo di me, di Diz, voglio capire lo scudo di King come fa a toglierlo. O Spirito Santo. Anzi, skilla con Goder, debuff al 2 di porco. E niente. Vediamo se la ulti è AOE o single target. Oh, la ulti è AOE e toglie i buff dei nemici. E insomma. Anzi, questo... Mmm.